7x4, il magazine multimediale delle Marche. Ancora in viaggio per raccontare il tessuto imprenditoriale marchigiano post-Covid. A Jesi c'è un'azienda a gestione familiare che si occupa di piscine. Insieme ai fratelli Maurizio e Francesco, che si occupano dei cantieri, Dora Messana gestisce il negozio e le shop di Marche Piscine, oltre ad esserne la titolare. Siamo andati ad incontrarla. Il settore è in crescita almeno del 60%, perché con la questione Covid-19 quest'anno è esplosa cioè il mondo piscine, tant'è che non si trova più una piscina fuori terra da ormai maggio. Il vantaggio della piscina fuori terra, che ha visto un picco di richieste, è rappresentato dall'economicità e dalla semplicità di installazione. La piscina fuori terra non ha bisogno di permessi, quindi è veloce nel montaggio, è veloce nella permessistica perché non ha bisogno di permessi e soprattutto costa di meno. Oltre alle piscine fuori terra, anche le classiche piscine interrate non hanno conosciuto crisi. La piscina classica, anche quella, la richiesta è molto in aumento, perché tutti pensano e pensavano che la piscina potesse essere solo per qualcuno con un grande budget. Invece stiamo cercando di far capire che la piscina nel giardino è per tutti, quasi per tutti perlomeno, perché si parte da un minimo, da un budget che potrebbe essere, non lo so, un ipotetico 15.000 euro per esempio, per arrivare a spendere 200, 300, quello che uno vuole, ecco. Però comunque c'è chi si fa la macchina nuova, per esempio, e chi per esempio si fa la piscina nel giardino. È comunque un accessorio che tutti si potrebbero permettere, ecco. Infine, un consiglio a chi intende far partire dei lavori sfruttando le possibilità dell'eco bonus. La piscina va con l'IVA al 4% se è una prima casa ed è ristrutturazione sia casa che piscina. Si va al 10% se facciamo la ristrutturazione solo della piscina e va al 22% se facciamo solo una ristrutturazione della piscina che già esiste, quindi andiamo a modificare qualcosa che già c'è, va al 22%. Nell'eco bonus ancora non si capisce bene questa cosa, c'è un punto di domanda. 7x4, il magazine multimediale delle Marche.